E eccoci qua su Miniera di Caramella, su New Super Mario Bros. U Deluxe, bentornati e benvenuti in questo nuovo appuntamento. Dunque, non penso di finirlo oggi, questo mondo, perché vedo che c'è tantissima roba da fare e c'è un altro mini boss da affrontare, un nuovo nemico, ma non ho idea del suo nome, poi me lo vado a cercare nella wiki, ma facciamo Nido degli Pterotondi, stavo dicendo un altro nome. Perché Pterodonti? Ah, semplicemente non sono dei nemici veri e propri, quelli sono i catenacci, gli scoiattoli volanti. A meno che gli scoiattoli volanti non si chiamano pterodonti e io li chiamo scoiattoli volanti erroneamente, ma non credo sia questo il caso. Bene, mi piace scoprire sempre qualche posto segreto in Super Mario Bros. Eccoci qua, dunque, i catenacci penso che debba mandarli in direzioni specifiche e non a casaccio. Ma per il momento mi sembra che possano andare bene dove vanno. Ah, questo devo stare attento che mi vuole mangiare, mi vuole mordicchiare. Eccolo qua un altro. Vabbè, questo tubo rosso palesemente che porta alla moneta stella. Vogliamo vedere? Ma si vede da qua, si vede, guardala. Facilissimo. Vabbè, si potrebbe anche prendere tutte quante le altre monete, penso che ci si possa rientrare, no? Allora, dicevo, faccio salto a parete, se riesco a girarmi, bene. Ma non serve farlo, mi sono girato. Oh, finalmente la ghianda! Vediamo di non perderla subito, magari. Se ci riusciamo a tenercela per 10 minuti, magari. Per un livello, più che altro. Oh, ecco, oh, perfetto, lì deve andare lui. Lì lo volevo e lì andà. Sì, vabbè, però, allora, un saltino piccolo, eccolo. Vabbè, nulla di che per qualche moneta. Ah, un one-up, ok, carino. Ci sta? Qua c'è altro? Non sembra che ci sia altro. Controlliamo bene sempre tutto. Sì, per andare qui probabilmente. Ah, a fare cosa? Ah, la seconda moneta stella, bene. E a posto, penso che possiamo andare dentro al tubo allora. Beh, liberiamo anche questo. Ma ci dai. Tatino, vai, sei libero. Va a goderti la tua spensieratezza, la tua gioventù. Ah, e qui si scende a tempo. Non so se mi va molto a genio l'idea. È un peccato che i power-up non possano essere tenuti quando li collezioni, ma scompaiono col tempo, purtroppo. Cioè, scompaiono, li prendi e fai solo i punti, come in tutti quanti i classici Super Mario. Eccolo lì. Infatti dovevo prendere danno, se no non ero io. Vabbè, questa posso provarci a prenderla. Dai. Ma no, perché ha girato, manna... Ah, posso andarci? Ah, meno male. Meno male che ho insistito. Ok, questa posso farcela? Ce l'ho fatta. Ma che succede oggi? Se gioco così bene all'inizio, mi sa che dopo faccio davvero pena allora. Perché in genere quando inizia bene, finisce male. Però se dovesse iniziare male, finirebbe comunque male. Quindi, boh, non so che dirvi. Allora, questa l'ho salvata non so come. Qua c'è qualcosa? No, non sembra. Ecco, per l'appunto. Però, diciamo che sono ancora Luigi, Super Luigi, in questo caso. Quindi, possiamo andare. Dai, finiamo sto livello. Potevo tenermi power up se non avessi premuto per sbaglio i pulsanti. Ovviamente non è che li premo apposta i pulsanti sbagliati. Però non so perché il mio cervello mi dice fai quella mossa e non quell'altra. Ed io faccio la mossa sbagliata ovviamente. Tanto che devo fare anche l'altro livello. Diamo una scrollata a questo. Ok, ho capito. Andiamo da Todd allora prima. Tre one up presi, top. Non male. Cerchiamo di non perderli tutti con un livello solo, Oh, bene, devo andare a fare il livello sotto ora, non sopra. Non so perché mi va sopra, dagli altri posti mi va. Tra le bombe nel buio. Oh, non mi piace per niente il nome. Speriamo sia bello. Ok.
Però perché bombe? No comment. Dicevo, no? Perché bombe? Dove sono le bombe? Magari sopra sono le bombe. Perché prima pterodonti, nella tana degli pterodonti. Dico, vabbè, non è una, non ci sono pterodonti qui. Qui, quindi, boh. Magari questo è solo un nome, però. Boh. Non penso sia solo un nome, visto come l'hanno posto. Però forse sì, che non lo so. Vediamo, magari più avanti troviamo. Certo, però senti, non è che posso più ai danni così a buffo, eh. Sto cercando di fare un ragionamento, di collegare i puntini. Se tu mi fai prendere danno senza motivo, uno si arrabbia dopo un po', no? Oh, allora. Vanno in alto, vanno a appollaiarsi là? No. Niente appollaiamenti. E niente power up ancora. Ma sono tornati lì, sono rispawnati. Ma perché? Ecco, accontentati ora. Siete contenti che siete morti? Oh, spero di sì perché non c'ho voglia di rivedervi qui. E per quanto i power up siano progressivi, non penso ti mettano due funghi in un posto solo, no? Due power up così di fila, quindi no. Ho detto lasciamo perdere, andiamo sopra, continuiamo. E questo posto qui è piuttosto facile vedere i tubi nascosti e quant'altro. Oioi. Vabbè, basta che faccio il salto normale, no? Sì, però devi saltare, Luigi. Se tengo premuto A, tu devi saltare. Fai il salto lungo, no? Vai, secondo tentativo. Stavolta ce la faccio perché devo farcela. Basta che non premo due volte il tasto A o B. Ok, ecco. Vedi che lo fai allora? Sono io che forse non premo fine. Non lo so, ragazzi, qual è il mio problema. Perché io cioè, ci metto la buona volontà anche forse. Come a scuola, ci mettevo la buona volontà e qualche volta i risultati si vedevano. Ma qui anche ci metto la buona volontà, non si vedono i risultati. Qual è il problema? Andiamo avanti, va. Oh yes. Ah, ok. Questi? Ah, eccole le bombe allora. Non mentivano. Va bene. E qui ci sono i pulsanti. Ogni volta basta che ripremi il pulsante. Ok. Basta che stiamo attenti allora. Ma su una bomba sola c'era? Ah, eccola. Ah, da qui escono. Da lì escono, sì, mi sa che escono da lì. Allora, ho visto quel coso che lancia. Eccolo, meno male, distrutto. Che è sto rumore? Ah, oh, sconfitto anche quello. Aspetta, qui devo stare attento però. No, no, mi aspetto. Ok, posso andare. Presa, grande! Wow! Ottimo! E finisce così? Ah, lì le bombe vanno. Perché vanno a morire lì quelle bombe? Non penso ci si possa arrivare lì. Oh, allora, amico mio, facciamo come con i tuoi fratelli, eh? Va benissimo. One up! Grande, preso. Top. Carino come livello, non troppo complicato, ma io ci ho perso perché sono incapace, quello poi è un altro discorso. Ma comunque, carino, molto carino. Ora quindi possiamo prendere Yoshi, il che vuol dire che il prossimo livello sarà un livello dove si vola, dove serve fluttuare. Eccomi qua. Yoshi, let's go. Saliamo ed è piante piragna ambulanti. Ah, quindi qui ci sarà da fluttuare un bel po', Yoshi, eh? Va bene, facciamo del nostro meglio. Oddio santissimo. Ho il diritto di lamentarmi, almeno in questo caso? Posso lamentarmi, per favore? Ditemi di sì, perché. Cioè, quello Yoshi non fluttua. Fino ad ora abbiamo preso solo Yoshi che fluttuavano. Ok, sto iniziando a capire perché quello non fluttua. Ma accidenti! Perché tutti quanti fluttuano e quello no?
Io boh, non capisco. Ma hanno messo un blocco nascosto lì solo per farti la trappola? Ma scusatemi, signori di Super Mario, ma... Io mo non vorrei di niente, però... Boh, vabbè. Lasciamo perdere. Oh, Donkey Kong, facciamo! Mamma mia. Non posso prenderli questi troppo pesanti, vero? Vabbè, andiamo avanti. Facciamo il Donkey Kong qui. Ok, eccolo. Sì, che prende la velocità. Bene. Ok, fluttuio, swing e via. Oh, amico mio, se mi serve questo. Vediamo un po' come lo perdo, dai, facciamo un po' una poll. Se fosse in live farei una poll su come lo perdo. Guarda, eccolo, eccolo! Come lo perdo? Come un fesso. Vabbè, che lo perdessi come un fesso era appurato, però mi interessava il modo. Pianta piragna, cupa, morte tragica nel vuoto. Allora, là sopra devo arrivarci. Eccolo qua. Non so che ci sono venuto a fare qui. Però, vabbè, sì. Faccio ballo anch'io con te, cupa, eh. Vedi come ballo, bravo. Dai. Ah, beh, certo. Allora, questo ora... Cioè, aspetta. Questo come sarebbe da prendere, scusami? Partendo da qua sotto? Ah, se avessi preso la ghianda potevo provarci. Cioè, praticamente tu prendi la rincorsa da lì sotto, ti lanci nel vuoto e speri di non morire? Boh, può essere. Però vabbè, power up di consolazione qui. Boh, allora... Quella non so se era la prima o la seconda moneta, ma comunque sia non fa differenza perché non l'ho presa. Quindi... Niente. Ah, possono liberarsi questi dal ghiaccio. Sì, vabbè, lasciamo perdere che è meglio. Santo cielo. Vai, tutti quanti. Dai, con sto collo alzato voi, più che ambulanti mi sembrate delle giraffe. Sì, vabbè, io dovrei prendere qua le monete rosse. Ecco, dovrei. Per il power up, ma meglio di no. Vabbè, spero di riuscire a prendere il one up almeno. Ah, meno male, una piccola consolazione, dai. Boh. Non sarebbero neanche troppo difficili questi livelli? Se non fosse che Yoshi l'ho tragicamente perso perché pensavo che volasse, ma non era quello che si gonfiava e volava, cioè fluttuava più che altro. Vabbè, la prossima volta ci starò più attento, cercherò di rifarlo con lui. Quindi lui penso che intrappoli i nemici. Allora, sto vedendo qua come arrivare dalle altre, in altri livelli, specialmente quello lì, che mi ricorda molto il livello di Mario 3D Land. Mi ricordo c'era un livello con una specie di macchina fatta di ossa. E forse devo prendere un'uscita segreta, mi sa, per arrivarci. Perché alcuni... Allora, i livelli non sono segnati quelli con l'uscita segreta, anche se alcuni li so. E non l'ho mai fatta all'uscita segreta. Quindi penso che per fare... Penso, il 100... Oh mio Dio. Ah, non si può andare da sotto? Penso che per fare il 100% bisogna prendere... O meglio, 100% per quanto concerne le monete stella, che bisogna vedere poi se serviranno ad aprire un'ipotetica Superstar Road. Che io so che esiste la Superstar Road, o Star Road in generale. Vedremo comunque sia, cercherò di darmi da fare. Però l'ho detto, non penso di fare il 100%, ma non ci penso, neanche ci spero alla fine di farlo questo 100%, perché non è il mio modo di giocare Super Mario. Allora, veniamo un po' qua dentro al tubo. O meglio, più che altro giocare gli scroller di Super Mario perché non sono capace. Cioè, davvero, gli scroller di Super Mario sono ostici per me. Davvero, davvero tanto ostici. Certo, ci vuole solo a prenderci la mano. Certo. A prendercela la mano.
Allora, quello, come ci arrivo sopra? Ci posso arrivare sopra o no? Ah, così, va bene allora. Ok. Buono. Immaginavo ci fosse la moneta qui. Grande. Possiamo proseguire. Ah, qui iniziano ad esserci anche le barre di fuoco. Oddio, le odio. I peggiori nemici. Chi è qua, i fulmini? Oh! Zeus è arrivato? Oh, vabbè però, amico mio! Eh sì! Come lo sconfiggo? Salto sopra, cioè salto da sotto. Ah! Basta che non è il nemico finale quello, perché non era segnato il nemico finale, eh? Quindi potrebbe essere lui effettivamente. Certo, quale modo migliore di dare una sfida al giocatore se non mettendoci un nemico del tutto nuovo e ostico? Ne va bene. Va benissimo, messa in conto. Quella l'avevo messa in conto per davvero. Ci sta a fa quello lì? T'ha posto, fra? Lanci fulmini? Oh, interessante questa moneta. Spero di non morire nel tentativo di prenderla. So anche saltare. Ah, rieccomi, sono pronto stavolta. Sono anche più bravo. Allora, ora. Sì, sono molto più bravo perché ci ho perso 14 volte, ma comunque. A forza di farlo, dici, sai, no? Prima o poi impari i tempi. Il problema è che non so i tempi, poi se sopra ci stanno altre barre di fuoco. Quello mi sa che farò eccolo, un plunge proprio da sotto fino a sopra. Non mi interessa se ci sono barre di fuoco o niente. Vado. Quello che trovo, trovo. Bene. Guarda. Ci provo, Dovrebbero avere più tempo queste. Ah! Ah, se prendi. Ah! Buono! Quindi se prendi il cerchio col tempismo giusto. Non male. No, allora il power up mi serve. Devo prenderlo in qualche modo. No, c'è un modo per prenderlo, lo so. Devo prendere bene il tempismo quando stanno ai bordi. Ottimo, vai. Qua plunge in alto, in alto. Cioè, plunge in alto, capito? Va bene, sì, ok, l'avevo visto. Muori tu! Scusate il termine muori. Però cavoli, amico mio. E dai, mi stai a dare ogni da prima. Allora. Con la calma. Ah, ma è lui! Che vuoi, Kamek? Forse non fai tuoni. Ok, rifà. Ma cioè, aspetta, è diventato più grande e gli si sono chiusi gli occhi? Che devo fare? Devo colpire da sotto? Ah! Certo! Lui così si sconfiggeva normalmente, no? Oh, dai, prima che si rialza. Ok, grande! Oi! No! Non ci provare! Vai, sardellone, sei mio, sardellone. Scansati, Luigi! Che stavo a fare lì in mezzo fermo come un sarchiapone io. Eccolo qua, tre! E tre bastano! Olè! Magico! Ce l'ho fatta, wow! Incredibile! E ci aspetta Roy di là. Salviamo! Bene, la prossima volta terminiamo Miniere di Caramella e vedremo poi da farsi perché c'è un altro mondo prima di arrivare da Bowser, giusto? Allora, ogni modo, io vi ringrazio per aver seguito il video e ci vediamo alla prossima! Ciao!